Bentornati in un nuovo video. Oggi sono qui con Sissi, vi lascio nell'info box il suo canale. È un video in collaborazione appunto dei preferiti di giugno. Giugno ormai sta terminando. Ragazze, sembra ieri che abbia iniziato il video in cui iniziavo con i preferiti di gennaio. Adesso siamo a metà anno. A posto, e siccome un bel po' di prodotti inizio subito col mostrarvene, col parlarvene appunto. Iniziamo subito da così a caso. Sto utilizzando tantissimo questo blush della Just Cosmetics, ma più che altro lo uso più come un ombretto, infatti lo indosso in questo momento perché non mi va di truccarmi con questo caldo. E poi sto utilizzando questi due eyeliner, questa la conoscete, mi arriva in collaborazione con la Nurbes, ne ho altri due, e questo l'ho comprato così al mercato nero e li uso entrambi, una volta uno, una volta un altro. Poi non può mancare la mia matita nera che ormai sta terminando e la devo ricomprare. E poi non può mancare anche il correttore, visto che d'estate non uso il fondotinta, veramente non lo uso mai perché non mi piace, e quindi faccio tutto col correttore. Per quanto riguarda le labbra, sto utilizzando tutti questi rossetti. Allora, sto utilizzando questo qui della Baby Lips, sempre in collaborazione con la Sia in Direct di un anno, due anni fa più o meno, ed è quello che sto indossando. È molto 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 bello. Nel frattempo mi sento osservata perché c'è il gatto appoggiato a terra che mi sta guardando a posto. Poi sto utilizzando anche questo qui che purtroppo sta terminando e sto cercando disperatamente un altro rossetto uguale. Questo qui della MAC, ed è quello nude a posto, che voi vedrete sicuramente sul rosso o sull'arancione ogni volta che edito, comunque un fucsia. Invece è un rosa molto chiaro quando lo indosso, ed è Viva Glam Nikki, mi pare, sì esatto, proprio questo qui della MAC. La mia è una cinesata, sempre avuto in collaborazione. Poi questo rossetto qui che ormai conoscete, bello fucsia. Questo è un fucsia, credo che apparirà fucsia nella fotocamera, perché la fotocamera prende appunto i colori belli vivaci. E questa è una sottomarca, è una della Easy Paris Cosmetics. Non mi dite il numero perché il numero è scolorito. E poi semplicemente questo lucida labbra molto chiaro. È al limone, perché mi piace al limone. Poi per quanto riguarda il viso, sto usando queste salviettine imbevute della Sien. Mi è rimasta l'ultima, ho detto ne approfitto, faccio il video così poi lo termino e finisce e inizio la nuova confezione. Poi finalmente, ragazzi, vi ricordate nello scorso video vi dicevo che lo shampoo che stavo utilizzando faceva schifo, quello verde della Herbe Essence qualcosa. Niente, finalmente mia mamma si è decisa a comprarmi lo shampoo della Gliss che stavo bramando da tempo. E ragazze, fa i capelli veramente bellissimi, sono troppo felice, finalmente i miei capelli stanno ritornando alla normalità, sono finalmente morbidi, lucenti. Non fate lo shampoo da oggi 3 giorni e guardate ancora come sono belli puliti, infatti ho sciolto le treccine e ho lasciato qui i capelli un po' mossi, quindi non sono riccia, sono proprio, ho fatto le trecce e quindi sono diventati così ondulati. Poi, terminati i prodotti di bellezza, beauty, make up e porcate varie, vi devo elencare le serie TV e le canzoni. Allora, lo so che adesso sarò molto 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 dispersiva, ma ragazze, capitemi, d'estate non voglio fare un bel niente, di conseguenza mi metto in internet o davanti alla TV a guardare da mattina a sera TV a non finire, ovviamente a editare video, a registrare, collaborazioni, perché d'estate magicamente i rivenditori di Amazon o altre aziende mi contattano, pare che me la facciano apposta, quindi sono piena sia di collaborazioni ma anche di fiction e tante altre cose. In pratica sto vedendo Flash ed è una cosa... Non vi dico niente, ok, dovete soltanto poi vedere se chi segue questa fiction, questa serie TV. E niente, poi sto vedendo da mattina a sera Un medico in famiglia. Ho scoperto per puro caso che dalle 19:20 in poi del pomeriggio, quindi di sera, su Rai Premium trasmettono Un medico in famiglia 8 in questo momento. Io l'ho seguita dalla settima serie. E niente, la mattina per puro caso mi collego per vedere se iniziava poi la seguente stagione. E vedo che fanno Medico in Famiglia 2 dalle 7:20 del mattino fino alle 9:35. Quindi voi capite, io sono piazzata lì da quella TV e spero che quelle fiction non finiscano. Poi ho visto 50 sfumature di nero, che devo dire mi ha colpita di più rispetto a 50 sfumature di grigio. Anche se non... cioè la storia adesso si rende più... è più intrigante, si riesce a capire di più. Mentre nel primo c'era lui che era pazzo, psicopatico, adesso scopriamo che è lei quella pazza psicopatica che vuole fare determinate cose con lui mentre lui sta cercando di cambiare. E poi mi sta piacendo da morire il film, anzi la fiction. Ringrazio questa ragazza, lo so che ti faccio pubblicità gratuitamente ma te la meriti. Si chiama Faithful, cercatela su YouTube,
carica ogni settimana, ogni giorno, una fiction diversa. Adesso sta postando la fiction di Tutti per Bruno. Io cercavo questa fiction perché era veramente bella ed è un peccato che non l'abbiano continuato. Ho visto che l'altra volta ha anche commentato un mio video, quindi ti ringrazio per queste bellissime emozioni che mi regali ogni volta su YouTube. Mi lasci incollata allo schermo per ore e ore e ore, sappilo. E sto vedendo di conseguenza anche Los Hombres de Paco, che è la fiction originale da cui poi è stata tratta Tutti per Bruno, in cui si parla di questa storia d'amore tra Sara e Luca. Niente, poi passiamo alle canzoni. Io canzoni ne ascolto tantissime, sono sempre le stesse ogni volta, ogni mese mi rendo conto che vi dico sempre le stesse canzoni, ma mi intrippo con quel cantante o con quella cantante e di conseguenza poi mi resta per un bel po' quella canzone. Sto ascoltando e sto amando questo periodo Manos al aire di Nelly Furtado, poi Shiver di Nelly Furtado, mi pare sempre, o Natalie Imbruglia, non mi ricordo, comunque vi dico i titoli. Se me gusta así di Michelle Jenner, è la protagonista di Los Hombres de Paco, e poi basta, ok, le canzoni sono terminate qui. Io spero che il video vi sia piaciuto, vi lascio nell'info box, vi ripeto ancora una volta, il canale di Sissi, la quale ringrazio per aver fatto con me queste collaborazioni mensili ormai del mese appunto, e vi mando un grosso bacio e ci vediamo al prossimo video. Ciao ciao.